La passione per questo sport, sono rimasto fermo e mi hanno chiamato e ho dato la mia disponibilità. Sto abbastanza bene fisicamente, ho iniziato da poco, piano piano cerchiamo di prendere un po' di forma. Vabbè, è normale, la famiglia ti appoggia sempre, sempre dalla mia parte e nulla, quello che faccio io loro sono sempre contenti, basta che io sono felice, sono felici loro. Questo fatto che appunto non ci si fatica a trovare degli attaccanti che poi abbiano un successo a livello internazionale, cosa manca rispetto ai tempi in cui giocavi te? Beh, sicuramente ci sono più stranieri rispetto a prima. Prima c'erano meno stranieri e si puntava di più al settore giovanile, a fare i giocatori direttamente in casa. Ora li fanno giocare molto meno e è normale che ce ne sono meno rispetto a prima. Invece un tuo ex compagno De Rossi che ora approda alla Roma, come lo vedi, come è l'uomo giusto per quel posto? Beh, sicuramente la piazza lui la conosce benissimo e dalla sua parte era un giocatore forte, importantissimo per quella società e di sicuro sarà anche da allenatore. Invece una battuta sull'Empoli, come la vedi, diciamo, la tua ex squadra è il nuovo allenatore? È un po' in difficoltà, però so che oggi ha vinto, quindi è un buon passo e hanno iniziato bene con il mister Nicola che penso è sicuramente un buon allenatore e spero che riesce ad uscirne al più presto possibile. Beh, ricordi ce n'ho tanti bellissimi, è normale che la cosa più bella è riuscire ad arrivare in Serie A che ogni bambino ha da piccolo, io ci sono riuscito e sono orgoglioso di quello che ho fatto. Un ricordo, ce n'ho tanti, sicuramente gli anni con l'Empoli sono quelli più belli. Il rammarico, l'unico rammarico e il rimpianto può essere quello della nazionale che era infortunato, tutto qua. Poi le altre cose, si vede che doveva andare così.